una commodity, cioè si specula sul cibo e il valore delle azioni aumenta con la monocultura, le biotecnologie e le fusioni. For industry, the next stage is farming without farmers, digital agriculture, drones in the skies, spyware in the tractors, driverless tractors. And instead of the bees, having robot bees. E anziché avere api robot. They really are imagining the next step. If we are going through the sixth mass extinction, it's because we have spread insecticides that kill insects, therefore insects are disappearing and bees are disappearing. Buttano degli insetticidi dove non deve volare più niente. E allora noi portiamo l'ape per 8 giorni della fioritura e poi bisogna portarla via perché passano con gli insetticidi e non vola più niente dentro proprio. C'è questo ultimo documento di un'agenzia che è simile all'IPCC, quella che si occupa del clima, c'è anche un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della biodiversità. E che cosa hanno trovato? Le previsioni per il futuro sono terribili, nel senso che nel giro di pochi decenni la previsione è che spariscono milioni di specie, e non stiamo parlando di milioni di individui, stiamo parlando di specie. E vivendo in una regione ad alto uso dei pesticidi, i rischi sono inimmaginabili. Uno pensa che in città c'è tumori perché c'è il traffico, l'inquinamento. In realtà c'è l'incidenza dei tumori, è un dato nazionale più alto in campagna, perché si è più esposti a veleni e pesticidi. C'è uno studio che ho fatto contemporaneamente da 2 università in California. Non vi meraviglierete se vi dico che questo studio ha avuto grosse difficoltà ad essere pubblicato. E in questo studio hanno seguito dei bambini dal momento del concepimento fino all'età di 15 anni, per un periodo molto lungo, in famiglie che vivevano in zone ad alto uso di pesticidi, quindi non necessariamente mangiando il cibo, semplicemente vivendo in una zona ad alto uso di pesticidi, come potrebbe essere questa regione. Beh, suggerisco alle mamme di non leggere gli studi perché sono veramente spaventosi. Pensate che a questi bambini, quando gli è andata molto bene, avevano all'età di 15 anni 6 mesi di ritardo mentale. Non c'è più quella passione, c'è tutto monocultura perché la stalla non c'è più, non essendoci più la stalla non semini più l'erba medica, non raccogli più l'erba medica e quindi si riduce tutto, o tutto grano turco o tutto frumento proprio. Ecco, quelli che hanno stalla qua vicino, ecco, fanno un po' di rotazione, altrimenti c'è tutta monocultura che è un po' desolante, ecco. Sto loame e aveva un odore, un profumo particolare e nessuno mai si gavaria la gnana di protestare. Adesso, guai se sta grassa ricchezza non ha coperta, sconta, insacà, che tristessa. E gli ha ragione che il vecchio contadino tutto sconso e ha sentato un canton. Da quando il concime chimico si sta inventando, il nostro loame è proprio merda che diventa. Se l'agricoltura è una delle grandi vittime del cambiamento climatico, ne è anche una delle grandi cause. Negli ultimi 100 anni si è fatto un tipo di scienza che ha indissolubilmente legato i prodotti alla chimica. Siamo visti come padroni di una conoscenza che ci permetteva di sfruttare la natura in tutti i modi in cui noi volevamo. Noi rischiamo di andare a fare dei danni a livello ambientale su cui poi continuiamo a cercare la rincorsa della soluzione tecnologica per risolvere queste cose. Tutta questa moltitudine di ambienti che naturalmente erano diversi sono diventati dal punto di vista agronomico sempre più simili. A questo punto, con una o poche varietà fatte nelle stazioni sperimentali, si poteva servire tutta questa diversità che nel frattempo è diventata molto simile. Questo è alla base della sostituzione della diversità che noi abbiamo coltivato per millenni
voi guardate un campo di grano, è come se voi guardaste una popolazione di gemelli identici, tutti esattamente uguali. Ma pensate alla goduria di un insetto o di una malattia che arriva su questo campo e si trova tutte piante uguali, per cui salta l'una all'altra senza nessuna difficoltà. Gli OGM non sono altro che l'espressione più elevata della uniformità che è nelle mani di poche persone, per cui gli OGM non hanno nulla di biologico, non sono una soluzione biologica, ignorano un principio biologico fondamentale che si chiama teorema fondamentale della selezione naturale, che se voi lo guardate sui libri ha delle formule abbastanza complesse, ma dice una cosa molto semplice, che se l'ambiente che circonda degli organismi viventi cambia, quegli organismi viventi, se hanno abbastanza diversità genetica, si evolvono per adattarsi. E vi ricordo che i funghi microscopici che causano malattie, gli insetti e le erbe infestanti sono degli organismi viventi. Noi li consideriamo i nostri nemici perché provocano dei danni sulle nostre culture, ma loro fanno quello che facciamo noi: nascono, crescono, si riproducono e muoiono. Ma nel fare questo provocano dei danni alle piante sulle quali si riproducono. Se noi glielo impediamo, e glielo impediamo con gli OGM, glielo impediamo con il gene editing, glielo impediamo con gli insetticidi e con la chimica, li mettiamo di fronte ad un bivio: o si estinguono o si evolvono. E la scienza ci dice che si evolvono. E vi assicuro che chi produce gli OGM è talmente bravo che sa benissimo che nel momento in cui l'OGM viene messo sul mercato, tempo 5 anni, ci sarà bisogno di un altro, e quindi cominciano già a lavorare su quello successivo. Per cui gli OGM non sono una soluzione biologica, sono semplicemente un business. Non riescono assolutamente ad adattarsi, essendo geneticamente, come dicevo prima, delle mummie. Tutti i discorsi di modificazione genetica si basano su una visione e una teoria del gene che è vecchia di 50 anni, ma noi non sappiamo nulla di quello che invece oggi ci dice la nuova genetica, che il gene non è un'unità singola che fa una funzione singola, che i geni sono reti, funzionano a rete, si influenzano gli uni con gli altri e non solo si influenzano fra di loro, per cui si parla di reti geniche regolative e non si parla più di gene singolo. Questo è un dibattito tutto interno alla genetica, che c'è. Se anche io ho il gene per una malattia nel mio DNA, non è detto che io mi ammalerò. E perché non è detto? Perché dipende dal contesto degli altri geni, dipende dalla relazione che si stabilisce fra il mio DNA e i segnali che mi arrivano dall'esterno. Quindi questo giochino per cui il cerchio si chiude, l'ambiente influisce sul DNA e il DNA attraverso tutto il suo giro influirà sull'ambiente con i miei caratteri, con le mie proprietà. Non ci dimentichiamo che l'agricoltura industriale, dovendo lavorare su grandi spazi, ridurre i costi, ha eliminato i fossi, ha eliminato le siepi, ha eliminato gli alberi e quindi ha alterato proprio il paesaggio. C'è stato un vero e proprio processo di espropriazione delle conoscenze e dei materiali genetici, e a questa espropriazione ha fatto seguito quel cartello che si occupa di semi, pesticidi e cibo, che controlla mercati che valgono miliardi di dollari. Monsanto and the governments that are with Monsanto are talking about farming without farmers. The only two sources of real food: biodiversity and small farms. The industrial system is using 70% resources to produce 30% of the food. 70% is still coming from small farms. With my hands on your face, you blink, I move, you talk, I shake. La biodiversità è importantissima. Tutte le varie piante, le varie culture si aiutano anche, si sostengono una con l'altra. Se abbiamo la monocultura o due culture solo, non c'è queste sinergie, culture tra alberi, tra vari tipi di erbe, di fiori, di animali, di insetti, di uccelli. Ci sono delle cose sottili, ci sono una conoscenza che è infinita. You have my full attention and good intentions.
and eventually we'll know where we are. Con altri agricoltori abbiamo una grossa responsabilità. Si sta a lavorare qua a natura e quindi tutto il nostro lavoro è quello di incrementare l'humus nelle nostre aziende. Il comparto biologico bisogna dare una crescita, bisogna crescere il terreno, cioè la chiave è quella, la chiave è rispettare il terreno, valorizzarlo, cosa che è totalmente contraria a tutto quello che ci sta ruotando attorno. But there are no ones, I'll take the place of your mistake. L'impresa contadina faceva le cose con le mani, con gli animali, anche dopo col motocoltivatore, ma comunque con un rapporto proprio diretto con la terra e con le piante. Oggi questo rapporto, coltivando soia e mais, destinati peraltro solo alla produzione di carne, è un rapporto che si è totalmente eliminato. Quindi la terra è diventata un luogo da percorrere una, due, tre volte all'anno soltanto per seminare e raccogliere. Una delle domande che ci viene rivolta spesso è come fate con gli insetti, cioè sono una valanga, ma noi coltiviamo le erbe che sono sede degli insetti antagonisti. In un posto del genere, come si fa a non lavorare in maniera biologica? Sarebbe una mancanza di rispetto assoluta per questa terra. Diversity is the basis of health. La diversità è la base della salute. It's the basis of the health of the planet, of the soil, but it's also the basis of our health. The health of the planet and our health are not two separate healths. I have started a movement with 200 schools in India. Stop junk food, stop junk. Because the same junk food that creates junk within creates the junk in the environment. There's another thing I told Greta. I said, Greta, do not equate factory farming with farming with animals. In the real food systems, animals, including humans, plants, trees, crops, are one integrated whole. Una delle cose che le istituzioni potrebbero fare, e in Italia già sta succedendo, io conosco alcune regioni in cui l'assessore all'agricoltura ha di fatto cessato di dare contributi all'agricoltura convenzionale e li dà soltanto all'agricoltura biologica. Questo è lo più importante, questa gente è lo più importante. La unica forma di aiutare è consumando i suoi prodotti, perché lamentablemente in molti paesi l'agricoltura è subsidiata, però non l'agricoltura organica, sino l'agricoltura che utilizza grande macchinaria e che utilizzano fertilizzanti, abonos, ellos sono subsidiados e non los agricultores organicos. Entonces, además, para nosotros apoyarles a ellos es más difícil porque los productos son más caros, cuando debería ser al revés, debería ser lo más barato. Deberían ponerles impuestos a los que están contaminando, no a los que están protegiendo la naturaleza. Every cost, whether it was chemical food or junk food, was internalized in the junk food and the chemical food, no one would be able to afford to eat it. The first role in the fall in prices and the artificial cheapness of industrial food is the rules of free trade. So Canada can grow bad wheat, spray it with glyphosate and sell it cheap in Italy. And governments are allowed to subsidize exports. The agricultural subsidies are $400 billion annually. And these subsidies allow dumping and the falling of price. Glyphosate sprayed wheat from Canada should have the price of glyphosate, the cost of cancer, and the cost of production in it. And if all those costs were included, it would never be able to even enter Italy. So we pay the price, the planet pays the price, and food becomes cheap. Mi dicono dalla FAO, dove stanno cercando di calcolare il vero costo del cibo convenzionale, che grosso modo, quando entrate in un supermercato, quello che dovete leggere sul cartellino lo dovete moltiplicare per tre. But there are also the monopolies on retail distribution, the big ones being Walmart and now Amazon has got into your kitchen. Walmart pays 1% of the cost of the consumer, euro,
to the producer. Beh, se voi comprate della polpa di pomodoro che costa 39 centesimi, quando 39 centesimi non sono sufficienti nemmeno a comprare il contenitore, e poi protestate contro il caporalato, beh, voi siete caporali. We need to stop saying why is organic more costly. We need to start saying why is the fake food with high cost so cheap. If I'm an organic farmer bringing my food to a local organic market, that's the true price. Cioè il cibo è ciò che ci collega direttamente alla natura. And food becomes us. And that which becomes us is our first identity. E ciò che diventa noi è la nostra prima identità. And because the planet is so diverse, food cultures have evolved with diversity. Now if the whole world eats the same junk McDonald's hamburgers, the same Lay's chips, drinks the same Coke and Pepsi, not only do we get obesity, we get a monoculture. Which is a disaster in itself. Che diventa già di per sé un disastro. But leaving a vacuum of identity, then negative identities are put into people's heads. So the issue of food as identity, agriculture as identity, territory as identity is vital to both stop the destruction of the planet and the destruction of each other through the hate politics. When you love your food, you don't have to hate someone to know whom you are. Samuel Huntington wrote a book called Clash of Civilizations in which he said, if you don't know who you hate, you don't know who you are. I would say if you don't know what you eat, you don't know who you are. If you don't know what you love, you don't know who you are. Quindi se non sai cosa mangi, non sai chi sei. Se non sai cosa ami, non sai chi sei. The billionaires are funding the hate politics. I milionari che finanziano la politica dell'odio. It's called the old divide and rule policy. So just like we have to eat food with diversity, we have to unite in our diversity. I feel very deeply that there are two cultures that can rescue food from commodification and toxification, Italy and India. You can be a farmer. Può essere un contadino. You can be a young child. Può essere un ragazzo. All of us are eaters, all of us. Tutti noi mangiamo, ognuno di noi mangia. All of us must reclaim our right. The right to grow healthy food and the right to eat healthy food. Il diritto di coltivare cibo sano e il diritto di mangiare cibo sano. All that organic farmers need is someone to connect to who wants to eat what they grow. All that people who care about their health need is a good organic farmer whom they know. All we need is building food communities, and that can only happen at the local level. In those same days of the early 90s, the Indian farmers were saying free trade in agriculture will be the death of farmers. I was part of organizing these rallies, 500,000 Indian farmers saying no to GATT, no to WTO. The Indian government still signed. I was traveling once with the Commerce Minister, who later became the President of India. I said, Mr. Mukherjee, how could you sign the WTO agreement on agriculture? And he said very honestly, the US offered to relocate software to India, and the software jobs made us sacrifice our farmers. It was 0.001% of India's employment. So there's this very aggressive attack on real food systems, on organic food. So the end of farmers also means the end of real food. How to reconnect people to the land through the creative work of agriculture is the big shift we have to make. And that's where the beginning of
communities organized around another food and agriculture system begins. Saving your seeds and ensure you haven't lost them. Remembering how to do good farming and ensuring you haven't forgotten. Reclaiming the making of good food and the baking of good bread. On 16th of October, which is World Food Day, we have started celebrating it as our bread is our freedom. Let's have seed festivals and food festivals and bread festivals. And in this we reclaim our creativity and also say the no to poisons in our food. E sappiamo e possiamo anche dire no ai veleni. A no said while building the creative option is a very powerful no. Un no detto mentre si va a costruire l'alternativa è un no molto potente. La risposta sempre è sì. Mia figlia fa la biologa marina in Australia da ormai 20 anni e ha mandato un messaggio pieno di speranza, perché sì, è vero che la barriera corallina è stata danneggiata dal cambiamento climatico, così come molte zone altre zone del nostro pianeta. Però lei ha anche osservato una enorme capacità di rigenerarsi. Le zone del reef, che sono ancora abbastanza sane, producono larve che possono rigenerare le parti più danneggiate. La natura ha questa, una grossa capacità di reagire ai cambiamenti dell'ambiente che li circonda. Per cui il ritorno ai principi dell'agroecologia può riportare a quel sistema agricolo con tutte le sue componenti che aiuta appunto a risanare la natura. Le cose le risolviamo partendo dall'ambiente, perché ormai sappiamo, la scienza lo dice, l'epigenetica lo dice, che in un ambiente pulito anche le mutazioni epigenetiche ritornano indietro, sono reversibili. Quindi ci ammaleremo di meno intervenendo sull'ambiente. Today the Navdanya farm, the soils are rich. Our nitrogen has increased 100%. Organic carbon has increased 100%. And micronutrients that are missing in food, they've disappeared in our food. The zinc, the magnesium, they are jumping up to 22%. That's why we say the organic produces health, the chemical produces commodities. I started just saving seeds. We didn't start out conserving pollinators. We've got 6 times more population of pollinators on our farm. We weren't looking for conserving water. Our water table has increased 70 feet. It's come up. And all we have to do is apologize to the earth and to nature for the harm done and share with her a part of the gift she gives. E condividere con lei una parte di ciò che lei ci ha donato. The gift of seed, the gift of organic matter. Il dono dei semi e i doni della materia organica. And from that little bit of gratitude, we get abundance through nature's regeneration. E da questo po' di gratitudine noi otteniamo grandissima abbondanza dalla natura. Of course nature regenerates, she's not dead. Ma certo che la natura si rigenera, non è mica morta. That's all we have to remember. È l'unica cosa che dobbiamo ricordare.